Dalla violenza di genere al bullismo sono stati selezionati 12 corti del Festival Tulipani di Seta Nera. La rassegna quest'anno sarà in streaming e la finale andrà in onda il 22 giugno su Rai Cinema e Rai Play. Roberta Mendola. Sola. Cortometraggi, clip musicali, storie d'autore di interesse sociale, la diversità che trova spazio nella narrazione. Un'inedita versione streaming dal 18 al 21 giugno per la 13ª edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera. La premiazione è il 22 giugno. Un appuntamento che ogni anno, attraverso le opere in concorso, racconta tutte le declinazioni del concetto di diversità, ogni preziosa unicità. La migliore qualità audiovisiva internazionale, regia, sceneggiatura, fotografia, musica, attori, giorni di proiezioni e approfondimenti cine sociali, 12 corti selezionati, 8 opere finalisti e ai migliori i premi, quello per le visualizzazioni su Rai Cinema Channel, 50 i cortometraggi disponibili come video on demand sul nostro portale, Opera Prima su Riso Nascente, giuria di varie età, giuria di ampio respiro cinematografico, composta da membri della società civile, premio all'attrice o attore regista di fama internazionale che si è contraddistinto per aver affrontato temi cine sociali di qualità. Tra le novità, ampio spazio ai documentari, ai racconti di chi in questo periodo ha maggiormente sofferto il distanziamento sociale. Niente del nuovo programma segnato dal Covid sacrificherà la qualità del festival, assicurano il presidente Diego Righini e la direttrice artistica della manifestazione della sezione cortometraggi Paola Tassone. Non mancheranno i grandi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo e i numerosi interventi che l'hanno reso negli anni un luogo di confronto e dialogo tra mondo del cinema, mondo del sociale e cittadini. La giunta